Buonasera a tutti, sono l'avvocato Cercano, mi conoscete, ci conosciamo. Oggi parliamo di un argomento importante che riguarda sempre la comunità europea, e cioè quegli atti che praticamente l'Italia ha posto in essere i cittadini degli Stati membri. Landini. Bello. Landini si chiama per le persone. Queste persone che gli Stati membri della comunità europea hanno accettato e che riguardano l'aspetto finanziario. Esse sono il Fiscal Compact e poi in particolare il MES, che sarebbe il meccanismo per la soluzione delle questioni di carattere finanziario quando un paese è in difficoltà. Noi sappiamo che se dobbiamo seguire veramente il percorso Voce. se dobbiamo seguire il percorso storico di quello che la comunità europea ha fatto, e dobbiamo prendere in considerazione praticamente anche altri atti che sono stati molto negativi per la cessione della sovranità nazionale. Noi in particolare, in un atto in cui abbiamo, noi come asta consumatori, in un atto in cui abbiamo praticamente denunciato la violazione, la sussistenza di crimini nei confronti dell'umanità da parte degli organi della comunità europea, abbiamo anche scritto, abbiamo fatto anche, sia pur sinteticamente, una specie di excursus storico su quello che è stata praticamente questa perdita di sovranità. In questa sede noi non è che possiamo parlare di tutto, però possiamo dire questo, che gli organi della comunità europea, come abbiamo denunciato nel motivo quinto, in cui abbiamo cercato di spiegare il fondamento per cui secondo noi l'autorità dovrebbe rilevare in capo agli organi della comunità europea comportamenti che costituiscono un crimine contro l'umanità, abbiamo detto che gli organi europei, con l'abrogazione degli articoli 102, 103 e 104 del testo della comunità europea, avevano già ridotto i paesi membri degli unici poteri politici ad essi attribuiti in funzione della condizione economica della comunità. Successivamente gli organi hanno gestito la crisi con atti diciamo, molto negativi rispetto ai cittadini degli Stati membri in violazione delle norme istituzionali, comunitarie e costituzionali di tutti i paesi membri. E abbiamo anche spiegato il perché. Qui, questa sera, noi vogliamo dire, ma molto sinteticamente, quali sono le caratteristiche di questo Fiscal Compact e di questo meccanismo europeo di stabilità, MES. Ebbene, praticamente lo possiamo dire in poche parole. Che cosa prevede il MES in sintesi? Il perseguimento del pareggio del bilancio della Costituzione. E quindi quello del non superamento della soglia di deficit strutturale superiore al 5%, allo 0,5% del PIL, è una significativa riduzione del debito pubblico al ritmo di un ventesimo, 5% all'anno, fino al rapporto del 60% sul PIL nell'arco di un ventennio. Che cosa significa per l'Italia questo? Oh, a parte, detto da parentesi, negli altri paesi questo non è stato previsto, non è stata prevista una forma così gravosa di. Stringente, cappio, Ah, ecco. strozzinabile. Ecco, diciamo, sanzionabile. E noi invece l'abbiamo previsto, i nostri politici, crimine contro i cittadini italiani. Allora, questo è veramente anche hanno previsto. Oh, e che cosa produce questo? Ve lo dico come l'abbiamo scritto io in un atto che poi noi, come assoconsumatori, faremo. Restringe vieppiù i margini di sovranità di bilancio rimanente agli Stati membri, che già i provvedimenti precedenti avevano ristretto. Conferma la regola del pareggio in bilancio, introdotta dal patto di stabilità,
In tal maniera si contrasta una regola fondamentale dell'economia che prevede anche il ricorso all'investimento per gestire la cosa pubblica. Investimento che tale regola, in un contesto di politica di rigidità e di bilancio dell'Unione Europea, non è operabile e quindi crea la crisi e ne impedisce la risoluzione. Quindi la crisi non è dovuta... La induce, non solo crea, la induce... intenzionalmente, che è diverso. Sì, è giusto anche questo, secondo me. Questo molti lo possono negare, però intanto possiamo dire sicuramente la crea, perché se ma questo la popolazione italiana l'ha percepito, ricordiamocelo. Sì, bene. Obbligo di l'illegittimità di questo di queste scelte, di questa messa, allora distorce la forma di governo degli stati membri. Perché? Perché praticamente obbligando una nazione, uno stato membro, a seguire determinate regole di carattere finanziario, economico, che non sono solo di carattere finanziario, diventano finanziario, economico, industriale, lavorativo, commerciale, tutto. Questo non lo ha detto, non hanno detto alcuni studiosi. Agisce sulla forma di governo modificandola sia per ciò che concerne l'assetto dei rapporti tra governo e Parlamento. Perché chiaro, tu sei obbligato a seguirlo, non è che governo e Parlamento possono svolgere più quella funzione. Oltre che per la chiara menomazione delle attribuzioni di entrambi nella determinazione dell'indirizzo politico. Poi, non è finita qui, distorce la forma di Stato. Perché? Per quanto concerne quale forma di Stato, si evidenzia come una via del rigore indicata non è improntata prevalentemente a orientare gli Stati al taglio delle spese, che significa tutte le spese non finanziarie, la chiusura delle imprese, il licenziamento dei lavoratori, l'aumento delle tasse, come misura ritenuta preferibile rispetto all'investimento per giungere all'innalzamento del PIL, abbia prodotto un ulteriore inasprimento di quel processo di contenimento dello Stato sociale e di conseguente sfaldamento nel compito dello Stato di garanzia dei diritti rispetto ai propri cittadini. Quindi, comprime tutti i diritti e tutti gli aspetti della vita pubblica. Però è importante dire questo ai cittadini italiani. Il MES, la comunità europea, se noi, lo sapete quello che penso, se noi non riusciamo fuori ne usciremo con la nostra rotta, già ce l'abbiamo rotta, ma ancora più rotta. Non solo distorce la forma di governo, distorce anche la forma di Stato degli Stati membri. Immaginate quale grado di incidenza negativa è stato. E ancora svolge. Poi c'è anche una questione di carattere procedurale sull'illegittima procedura di istituzione del MES. Questa però è una cosa che interessa maggiormente agli istituti, anche se ha pure questa la relazione. E poi, non è finita qui, comporta la creazione di un organismo internazionale sottratto al diritto comunitario. Si crea un organismo che controlla tutte queste situazioni di carattere finanziario anche degli Stati membri, che non fa parte della comunità europea. Quindi c'è la comunità europea che non ha il fondamento democratico, in più c'è un organo che gestisce questo qui, questo istituto, e siamo proprio fuori. Tagliati fuori da qualsiasi decisione. Violazione della Costituzione. Poi ai lavori del MES partecipa un ente, il Fondo Monetario Internazionale, che non ha la propria comunità. Quindi c'è un'altra violazione. Se la comunità è vera, perché ci deve stare il Fondo Monetario Internazionale? Devo partecipare solo organi comunitari. Invece ne è stato costituito uno che non c'entra niente e un altro che pure non c'entra niente che partecipa alle riunioni. Voi vedete quale distorsione, quale praticamente volontà di cambiamento e di sottrazione di diritti alla Repubblica, al governo e ai cittadini. Ha ragione dottor Fagnani. Non è finita qui. Violazione delle costituzioni degli stati membri da parte del Trattato MES rispetto alle insolvenze.
E questo perché noi diciamo che ci sono anche delle ragioni che violano le costituzioni di Stati membri. E Perù, oh, ma non è finito qui. La decisione del MES non hanno legittimità democratica. Questo l'abbiamo già detto, come non ce l'ha la comunità europea, figuriamoci se ce l'ha questa situazione qui. Bisogna fondare da organi che già non sono nominati democraticamente. Quindi siamo alla non democrazia al cubo. Questo è un termine geometrico, matematico, che fa ridere, ma bisognerebbe mettersi a piangere. Non è finita qui. Introduce un'eccezione alla regola della maggioranza qualificata, perché lì c'è tutto un sistema che loro... Poi, e concludo, e concludiamo, perché basta questo per dire tanto ai cittadini, il trattato MES esclude la tutela giuridica della comunità europea. Come? Quelle poche norme, che pure di una certa intensità e profondità giuridica, la comunità europea aveva adottato e potevano consentire praticamente il miglioramento delle condizioni degli Stati membri, se la comunità europea fosse stata gestita democraticamente, potevano consentire un miglioramento rispetto alle tutele degli Stati membri, bene, quelli non si applicano di fronte al MES. Quindi, vedete... C'è una intenzionalità criminale. Sì, cattiva. Questo, se praticamente il presidente dell'asso consultore sarà d'accordo, noi faremo un ulteriore atto all'ONU con cui chiederemo che i crimini siano considerati, perché deve verificarlo quell'organo lì, il procuratore. Però noi diciamo, secondo noi ci sono, tu per te ci sono, per me questi non li abbiamo messi perché non ne avevamo ancora studiato fondamentalmente. Poi l'ultimo, le condizioni di concessione del prestito intaccano la sovranità dello Stato richiedente. Sembra una cosa, dopo tutto quello che abbiamo detto, che è poco importante, però no. Invece è importante, perché le condizioni di concessione del prestito non dovrebbero intaccare la sovranità, dovrebbero essere prese con la partecipazione e con l'accordo, come è successo con la Grecia. Ma la Grecia è stata un fatto di straordinario, hanno dovuto accettare queste condizioni, a meno che non lasciavano l'Europa. Però non hanno avuto la forza e il coraggio degli inglesi. Gli inglesi hanno avuto la forza di capire che adesso faranno un contratto Gran Bretagna e USA. E dimostreranno che è molto meglio difendersi quando ci siano dei governi che tutelano le condizioni del proprio paese e non un ente non democratico che gestisce così. Con questo poi ne parleremo, torneremo sull'argomento. Io vorrei aggiungere un'altra cosa. Sì, devo aggiungere. Che cioè in Italia noi oggi abbiamo al governo una congiura, perché tutte le cose che noi vediamo che... e poi finiscono in una maniera che non è quella che dovrebbe essere quella giusta. Il cittadino, quando ricorre alla giustizia, trova più delle volte dei magistrati pronti a tartassarlo anche se il cittadino ha ragione. Trova dei governanti, non solo a livello nazionale, ma a livello locale, che fanno quello che gli pare. Trova degli enti e degli organi che dovrebbero essere stati creati a tutela del cittadino, e invece si rifiutano di farlo, e soprattutto, la cosa più bella, uno sperpero di denaro incredibile, laddove mentre al lavoratore gli tolgono la possibilità e il diritto di avere una giusta retribuzione, poi i soldi vengono sperperati attraverso tutte queste cooperative che dovrebbero tutelare gli immigrati, noi diciamo i nuovi schiavi, che sono al servizio appunto delle cooperative. Ti denunciano per aver millantato, per aver diffamato qualcuno. È verissimo, verissimo, è quello che voglio, denunciarsi, ho le prove che sono quelli che sono. E per concludere, i soldi spesi ad esempio per favorire la incularella dei vari froci, perché quando ci dicono, grande scandalo, è vero, hanno utilizzato i soldi dello Stato, dei lavoratori, per fare inculare tra di loro certi froci, ci dovrebbero anche dire chi sono quei froci, perché quelli non sono i froci. Hai visto la canzone di Dado? Eccezionale, eccezionale. Luna! È una canzone eccezionale. E per concludere, dicevo, non ci dicono chi sono quelli,
perché non sono quelli che noi pensiamo, capito? Sono lor signori, cioè gli omosessuali lor signori, che coi soldi dei cittadini italiani si divertono, perché il frocetto di quartiere sta lì a pigliarsi gli sputi, il calciculo dei cittadini, capito? È una cosa ben diversa. Anche molto importante sarebbe conoscere veramente i governanti e i dirigenti che gestiscono tutto questo. Esattamente, la lobby omosessuale è la lobby, quelli che si divertono coi soldi dei cittadini sono quelli della lobby omosessuale, ricordiamocelo bene, di cui che vanno nelle scuole a insegnare cos'è il genere, il gender, l'operazione gender, che tra l'altro è ben fallita, perché noi sappiamo che queste operazioni falliscono, però sono operazioni, da questo punto di vista bisogna rendersene conto, noi li abbiamo denunciati, sono operazioni di vertice, questo. Noi li abbiamo denunciati proprio in virtù del fatto che questi signori hanno fatto parte di quella commissione ministeriale del Ministero dell'Istruzione, in cui su 32 associazioni partecipanti di tutte le modifiche, le varie tendenze sessuali e quant'altro, non ce n'era una di quelle, diciamo, che difendono gli interessi dei sessi maschili e femminili, quelli regolari. Certamente. Su 31 erano tutti dei loro. LGBT di qualunque specie e infamia, ma tutti della lobby omosessuale, e questo è il discorso, è sempre un discorso di potere, non c'è niente, quando queste persone vantano diritti dei poverini, i poverini non esistono, i diritti ai poverini. Guardate, ieri io sono rimasto agghiacciato nel vedere quel film meraviglioso che non avevo visto, che è intitolato 12 anni schiavo, dove si vede quel vuoto assoluto di umanità, di umanitarismo che ci sia e che c'è sempre nelle classi dirigenti nei confronti di coloro che non si possono difendere. In quella storia, che poi mi ha richiamato a tante altre storie, ma com'è possibile? Negli Stati Uniti d'America la schiavitù che si è accompagnata alla schiavitù dei locali, ma ci fosse stato un prete uno di tutte ste cazzo di religioni del mondo che si fosse intimorito, che si fosse messo impegnato a difesa di quei poveri diavoli. Uno, nei fatti, poi concreti, nei fatti, cioè sul singolo, nella singola piantagione, nel singolo comportamento, non ne ho mai visto uno, capito? Predicozzi in chiesa, ma poi dammi i soldi, capito? C'è una cosa incredibile, vergognosa, un discorso puro di potere. Mio suocero, questo non so se l'ho mai detto, mio suocero quando attorno al 1900, cioè il padre di mia suocera, attorno al 1910-1915, non ha pagato la decima al prete, è stato messo in carcere per 30 giorni. Che era poi insegnante, non era un poveraccio. 30 giorni! È allucinante, hai capito? Si era impuntato, ha detto no, la decima non te la pago, e ci aveva ragione. Hai capito? Io vorrei concludere con un concetto, perché quello che è stato detto è molto importante. Questi orientamenti della società sono per spaccare e per distorcere i principi umani che riguardano la società e i principi spirituali dell'uomo che sta nella società. Infatti, perché quando si colpisce l'uomo, quando si colpisce la donna, quando si colpisce la famiglia, quando si colpisce il posto di provenienza, quando si colpisce la democrazia tramite la comunità europea, si fa proprio questo per esempio. Noi cercheremo, tramite la nostra, diciamo, principi di legalità, di tutelare invece queste verità e questi principi. E diciamo anche questo concetto, che questi principi a torto potrebbero essere considerati di una parte politica. In realtà c'è la possibilità di, diciamo, perseguirli realizzando quelli che sono gli obiettivi di entrambe le posizioni politiche, anche estreme, perché vanno salvaguardati i principi fondamentali della società, e quindi la società, la nazione, praticamente le regole sociali, eccetera, eccetera. E nello stesso tempo va fatta quella politica di aiuto dei deboli, delle persone che praticamente
hanno difficoltà, per esempio, faccio un esempio, per esempio, il reddito di cittadinanza, le due questioni non sono incompatibili, basta essere morali. Quello che manca veramente nel mondo attuale non è non tanto una visione politica, ma una moralità, perché se un politico è morale, la soluzione per tutti la trova, e la trova non è né di destra né di sinistra né di centro, è va bene per tutti. Noi dobbiamo capire questo concetto e ci ritorneremo sempre. Bene, buon proseguimento. Non so se sei d'accordo con le ultime cose. Perfettamente. Sempre so long. Che sono. Saluta, saluti. Saluto tutti. Speriamo di rivederci al più presto. Speriamo di parlare sempre di argomenti della Comunità Europea, che sono quelli che mi interessano di più. Laudetur Priapus. Sempre so long.